sulle piattaforme online e il mercato unico digitale. Onorevole Danti, ha facoltà come relatore. Signor Presidente, signor Commissario, colleghi, oggi è ancora difficile definire l'economia collaborativa, eppure si muove, cresce, trasforma la nostra società, i nostri modi di vivere e lavorare, costruisce opportunità straordinarie e allo stesso tempo rischia di minare categorie giuridiche e sociali consolidate. Grazie alla rivoluzione digitale e alle piattaforme online possiamo con un clic affittare una camera in ogni parte del mondo, condividere un viaggio in macchina con qualcuno, acquistare un pasto da un vicino, trovare un giardiniere per tagliare la siepe. Opportunità che i consumatori apprezzano e utilizzano in modo crescente. L'economia collaborativa nasce da una parte dall'innovazione tecnologica, ma dall'altra dall'esigenza sempre più diffusa di un miglior utilizzo delle risorse, con l'effetto di stimolare la biodiversità delle forme economiche della società. Un mosaico di esperienze diverse che vedono protagonisti grandi piattaforme, ormai vere e proprie multinazionali, e piccole start-up fortemente radicate sul territorio e nelle comunità di riferimento. In questi anni l'economia collaborativa si è sviluppata in Europa più con le sentenze dei tribunali e con le norme nazionali e regionali, spesso contraddittorie, che sulla base di una strategia condivisa, consegnandoci un mercato frammentato e disposizioni di difficili interpretazioni da parte degli operatori. Per questo è da apprezzare il tentativo della Commissione di definire un approccio comune con la sua comunicazione. La nostra relazione ha l'ambizione di andare oltre, ritenendo indispensabile una strategia europea. Anzitutto invitiamo la Commissione ad esaminare il quadro giuridico esistente, valutando l'opportunità di introdurre principi generali e norme specifiche che possano favorire uno sviluppo armonico. L'obiettivo deve essere quello di evitare che regole diverse si applicano a servizi analoghi tra economia tradizionale e collaborativa, sia per quanto riguarda l'accesso al mercato che per quanto riguarda il prelievo fiscale, garantendo così una concorrenza leale tra operatori online e offline, nonché tra questi e i cosiddetti prosumers. Proprio la distinzione tra professionale e non professionale rappresenta un punto essenziale per definire regole giuste ed equilibrate. Valutare i criteri di accesso al mercato può rappresentare una straordinaria opportunità per semplificare le regole anche per gli operatori dei servizi tradizionali. Inoltre, riteniamo che un quadro giuridico comune possa favorire la crescita di piattaforme europee che vedono oggi, nell'incertezza e frammentazione delle regole e nella indisponibilità di capitali di rischio, i principali ostacoli ad una crescita su scala globale. Ciò è dimostrato dal fatto che tra le prime 10 piattaforme che producono valore economico in Europa, solo una è europea. Le piattaforme online, motore dell'economia collaborativa, non potranno prescindere dall'assunzione di maggiori responsabilità nei confronti dei consumatori, attraverso informazioni chiare, nei confronti dei fornitori di servizi, garantendo l'affidabilità dei rating, e verso le autorità pubbliche tramite una leale cooperazione fiscale. L'economia collaborativa può infine rappresentare uno stimolo verso nuova occupazione, in particolare per le fasce di popolazione con minore tasso di occupabilità. Tuttavia, non è immaginabile che in questo settore i lavoratori, dipendenti o autonomi che siano, abbiano minori diritti e tutele rispetto a tutti gli altri. Permettetemi di concludere con ringraziare tutti gli shadow rapporteur, i relatori delle commissioni per opinione, per la collaborazione ottima avuta in questi mesi, non priva anche di un franco e approfondito dibattito che ritengo sia stato fruttuoso per la stesura di questo rapporto finale. Grazie. Merci, la parola. Grazie. E ora ha facoltà la relatrice Virkkunen. Arvoisa puhemies, alustatalous kasvaa nyt todella nopeasti maailmassa, mutta meidän eurooppalaisten haasteena on se, että Euroopan osuus. Grazie. L'economia delle piattaforme conosce un'evoluzione rapida.